la giustizia e poi se ne parla, perché candidato significa candido, nome di fatto. Bene, io che devo dire, i nostri eroi, due lottatori, due persone che hanno preso continuamente offese, insulti, invece l'invenzione, due persone fantastiche che conoscono e vogliono conoscere, voglio che Luigi conosca, voglio che continui a stare a fianco di Giancarlo, perché a sapere di che si fa a scuba. Luigi, qua ci sono tante rogne, ci dovrà dare una mano, ci dovrà dare una mano, perché la Sicilia è Italia, la Sicilia è paese, qui tanta gente è stufa di quel sistema che c'è a Roma, e con te siamo sicuri, specialmente che hai approfondito in questi mesi molto bene le questioni relative alle tipicità del nostro territorio, che sarai un degnissimo, finalmente avremo un rappresentante, nonostante quella orrida legge, anche se l'hanno fatta una legge che vince chi prende meno voti e chi prende più voti perde, noi vinceremo ugualmente, vogliono il 60%, questa piazza te lo darà. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera, buonasera, buonasera. Siete, com'è che ci ha definito? Fannulloni, ignoranti, com'era? Ignoranti. Fannulloni, ignoranti, ci ha detto praticamente di tutto. Siamo arrivati all'insulto personale, io me riprendo gli insulti se riguardano me. Mi riprendo gli insulti se riguardano me, l'ho detto. Ci hanno detto che siamo come Lights, mi hanno detto che sono come un vampiro che si nutre di sangue umano. Poi l'altro giorno mi hanno voluto dire che sono un cialtrone e mi ha pure accusato di essere un geometra. Beh, quella è la verità, è l'unica verità. Però non posso tollerare che vengano offese le persone che scelgono liberamente di sostenere il movimento. Questo è un insulto gratuito alle persone e questa cosa non riguarda voi. Io mi faccio le spalle grandi, ho una buona corazza, riesco a subire, a sopportare e a rilanciare, a controbattere, ma non tollero che vengano trattati così i cittadini che scelgono liberamente di sostenere il movimento e di votarlo. Nessuno si deve permettere di insultare le persone, nessuno. Questo linguaggio, questa violenza verbale che sta utilizzando in questi giorni, oltre al fatto che lo rende nervoso, dov'è la telecamera? Nello, perché sei così nervoso? Sorridi, apri il cuore alla gioia, apri il cuore alla gente, non essere così nervoso. Questa cosa non è giusta, sta dando il senso di una campagna elettorale che davvero non esiste, sta dando un senso di una campagna elettorale che non è nei temi, che non sta parlando di nulla. Noi siamo qui da 2 mesi e mezzo a parlare di soluzioni, di progetti per risolvere i problemi della nostra terra, del popolo siciliano, e invece lui continua ancora a rilanciare, ad insultare giorno dopo giorno, ma questa è il loro modo di fare politica, loro portano l'odio, il divore, il rancore. E a questa cosa non ci appartiene. Ma possono anche avere paura, però devono avere il rispetto di tutti. Questo è il principio. Come abbiamo sempre noi avuto il rispetto dei nostri avversari. Io non ho mai fatto mancare da nessun palco quella che è la valutazione personale. I miei competitor, quelli che si stanno candidando contro di me alla presidenza della regione, sono delle persone per bene. Io lo dico a tutti. Sono delle persone per bene, il problema è chi sta a fianco a loro, chi sta dietro di loro. Chi pratica gli impresentabili diventa impresentabile, e questo è un dato di fatto. E allora quando tu ti metti accanto persone come la Galla, che era l'assessore alla sanità di Cuffaro, non puoi venirmi a dire che io non ho amministrato neanche un condominio, che non abbiamo neanche l'esperienza, perché il tuo modo di governare con gli uomini che ti porti dietro già lo abbiamo provato, è da 20 anni che lo proviamo, e siamo nati e siamo qui oggi a manifestare da cittadini liberi e normali e pacifici, perché non ci sta bene quello che avete messo in campo e vogliamo cambiarlo totalmente. Non siamo più disposti a vivere in una Sicilia
fatta con le vostre scelte. Lui aveva l'assessore, lui ha oggi l'assessore che era con Cuffaro alla sanità, quell'assessore, la galla che ha distrutto la sanità in Sicilia e che ci ha costretto ad un piano di rientro dove abbiamo dovuto aumentare la tassazione della Sicilia al massimo. Le addizionali regionali dell'IRAP e dell'IRPEF sono state congelate al massimo consentito dalla legge per 10 anni. La Sicilia è la regione più tassata d'Italia, grazie a quella persona lì, grazie a quell'esperienza di governo lì. Dall'altra parte invece chi c'è? C'è Gaetano Armao, l'assessore al bilancio di Raffaele Lombardo. Beh, non mi pare che sia andato meglio, non mi pare che stiamo vivendo in un mondo migliore o in una Sicilia migliore. E allora di quale esperienza parli? Di cosa stai parlando? E quando riesci lì ancora a dire, ah, questi ragazzi che non riescono a organizzarsi, intanto loro stanno litigando da più di 2 mesi. E io vedo che c'è Miccichè che gli nomina gli assessori, ha già una lista pronta di 18 nomi. Ma chi è il candidato alla presidenza? Chi è il capo della coalizione? Io non lo sto capendo più. Non lo sto capendo più. E allora quando tu mi dici che vuoi il voto, ma chi vota te vota Miccichè. Se voti Musumeci vince Miccichè. Io non voglio Miccichè. Io non voglio i genovesi, io non voglio i Cuffaro, io non voglio i condannati e gli arrestati che ci sono nelle tue liste. E questa cosa è normale, ed è normale per tutti. Ed è inutile che ti smarchi come un Ponzio Pilato qualunque che si tira fuori e dice ma io l'avevo chiesto ai segretari dei partiti che mi sostengono di non candidarmi. È solo che non ti hanno ascoltato però, è solo che non ti hanno ascoltato perché sei debole e perché ti fai comandare in questa fase e se diventerai presidente della regione diventerai ostaggio dei partiti che ti sostengono. E allora signori io vi faccio un esempio, vi riporto alla mente una cosa prima che la dimentichiamo. Io l'ho visto già un presidente comandato a bacchetta dai partiti che lo sostenevano e l'avete visto anche voi, perché è quello attuale che abbiamo adesso. E allora Musumeci è il Crocetta del centrodestra ed è identico, uguale, spiccicato, preciso. E non la voglio vivere più quell'esperienza di una persona che non conta nulla in quella coalizione, perché oggi gli scrivono il programma ai corrotti e condannati, oggi gli nominano gli assessori corrotti e condannati e domani al governo della regione ci andranno i corrotti e i condannati che lui si sta portando dietro nelle liste. È l'unica storia vera di tutto questo, è l'unica storia vera. E allora io gli ho detto più volte di venirsi a confrontare con me, di confrontarsi con me davanti al popolo siciliano, sulle liste pulite e sui programmi. La notizia di questi giorni che io sto dicendo da tutti i palchi, che sto comunicando a tutti, è che io il confronto sulle liste pulite non lo voglio più, perché lui ha deciso di confrontarsi con i tribunali e quel confronto lo ha perso. E allora io mi vorrei confrontare quantomeno sui programmi. Il 29 di ottobre Lucia Annunziata sulla RAI sta organizzando un confronto. Io spero che vengano tutti i candidati e io spero che venga anche lui e che la smetta di scappare davanti alle responsabilità che abbiamo da candidati alla presidenza, che dovremmo rappresentare al popolo siciliano le idee e le soluzioni per i problemi di una vita. E lui dov'è? A dirmi che con me non ci parla perché non ha nulla da dirmi. Non devi dire qualcosa a me non devi dire assolutamente nulla, io ti conosco, lo devi dire al popolo, lo devi dire ai cittadini quello che vuoi fare, perché dovrebbero essere le persone a leggersi i programmi, a guardare in faccia chi pronuncia quelle parole per capire se sei credibile o meno. Questa è la verità. E allora non mi venire a dire che non hai nulla da dire a me. Ora io spero che lui verrà. Che lui verrà lì in quel confronto, io lo sto tallonando, lo sto invitando, gli sto dicendo devi venire, speriamo. Però questa cosa è importante perché dobbiamo cominciare a capire una cosa, qui c'è da riprendere tutto in mano. Oggi eravamo a Mister Bianco, abbiamo dato il microfono a delle persone prima di cominciare. E io sono convinto che le priorità sono qui, in mezzo alle piazze, nei bar, nei luoghi di lavoro. La domenica a pranzo delle famiglie, le priorità di questa Sicilia le scrivono i cittadini, l'agenda politica la scrivono i cittadini, perché sono i bisogni di una vita. E allora quando tu hai a che fare con queste persone ogni giorno, quando hai a che fare con i cittadini ogni giorno, sai benissimo quali sono le priorità. E infatti oggi abbiamo dato il microfono e le prime 3 cose che sono uscite sono state impresa e lavoro, strade, infrastrutture e sanità. Sono queste le priorità, non ce ne sono altre. Ma noi dobbiamo avere una visione innanzitutto. La Sicilia deve diventare la più grande impresa di turismo del mondo. Noi lo diciamo sempre. E ci arriviamo adesso, e vi spiego adesso come ci arriviamo anche a realizzare questo progetto. Ma dobbiamo partire dalle priorità, dobbiamo partire da quello che dobbiamo risolvere innanzitutto. E allora sul lavoro,
Per 20 anni ho visto una regione siciliana, una politica, rispondere alla legittima richiesta dei cittadini per avere un posto di lavoro, creando posti di lavoro nel pubblico, e hanno creato il precariato. Oggi ho queste persone che da 25 anni prestano la loro opera e danno il loro cuore all'interno dei comuni. Non possiamo che rispondere con il nostro abbraccio, con la nostra solidarietà, lo dovremo risolvere quel problema. Io spero di avere una persona al Parlamento nazionale che poi in qualche modo mi ascolti. Io spero di parlare l'anno prossimo da Presidente della Regione con Luigi Di Maio. Perché questo problema lo dovremo risolvere. Non vogliamo soldi, lo dico a tutti i palchi, non vogliamo soldi, vogliamo solo delle deroghe, perché questa è una condizione speciale purtroppo che stiamo vivendo, e vogliamo delle deroghe e delle leggi nazionali. Dateci quelle deroghe e noi sistemiamo il problema. Però oggi deve partire una nuova mentalità. Dobbiamo capire che dobbiamo cominciare ad investire nelle imprese private. Se non cominciamo a investire nelle imprese private, noi non sbloccheremo mai il bisogno di lavoro che c'è in questa terra. 57% di disoccupazione giovanile, il 22% di disoccupazione totale, l'Italia ha l'11% di disoccupazione su tutte le fasce d'età, abbiamo il doppio nell'indice negativo, siamo l'ultima regione non d'Italia, d'Europa, abbiamo gli indici negativi raddoppiati anche rispetto alla Grecia, e questa cosa è un nodo al pettine che ovviamente sta per esplodere. I nostri giovani se ne vanno, loro continuano a nominare nelle partecipate, negli enti che si dovrebbero occupare di dare opportunità alle imprese e al territorio, gli incapaci, i trombati della politica, i loro amici, le persone a cui devono dare una rendita. Allora la vera notizia di stasera è che i partiti il reddito di cittadinanza l'hanno già fatto per i loro amici, per i trombati della politica, per dargli uno stipendio quando queste persone non sapevano fare nulla. Però a me la cosa che fa arrabbiare non sono quei denari che abbiamo perso per pagare gli stipendi, magari sono anche poca roba, magari sono tanto, li impiegheremo meglio quelli. Però il fatto è che ogni volta che hanno nominato alla guida di una partecipata o di un ente strategico per il lavoro e per lo sviluppo dei territori un incapace, un trombato della politica, abbiamo fatto mancare quelle opportunità per le quali 10 giovani sono dovuti partire e se ne sono dovuti andare da questa terra. E questo è il danno che hanno fatto. E allora stai lì ancora a dire ai ragazzi di 20 anni, i giovani sono il futuro, che grande balla sta frase, che grande bugia, i giovani sono il futuro, mentre tu continui a commettere sempre gli stessi errori. I giovani sono il presente di questo paese, dovremmo dargli gli strumenti per crearsi il loro futuro. Questa è la vera logica che dovremmo cominciare a mettere. E allora dobbiamo investire nelle imprese, vi dicevo, noi abbiamo intenzione di accorpare i 3 istituti, le 3 partecipate regionali che si occupano di finanziamenti alle imprese, a tutti i tipi di imprese, l'IRPIS, la CRIAS e l'IRCAC. Per i più queste aziende, questi nomi sono semplicemente dei nomi incomprensibili, sono dei nomignoli incomprensibili, degli acronimi, non significano niente per i più. Per qualcuno che ci ha avuto a che fare significano alta burocrazia, lentezza nell'erogazione dei pagamenti e poche opportunità per le imprese. Li vogliamo accorpare, vogliamo creare un istituto regionale di investimenti pubblico, pubblico perché ne dobbiamo gestire le caratteristiche ma soprattutto la capacità di fare tassi di interesse molto bassi per le imprese. E lì gli daremo un mandato. Intanto li armiamo e gli diamo una parte di soldi comunitari, una parte di soldi di fondi europei e una parte col bilancio regionale. E in 5 anni gli dobbiamo mettere lì dentro, in questo istituto regionale di investimenti, 1 miliardo di euro per le imprese e per l'occupazione. A quel punto gli diremo vai e vai a trovare le migliori imprese che ci sono sul territorio, quelle che ce l'hanno fatta, quelle che nonostante la politica, nonostante la burocrazia, nonostante la regione siciliana sono diventate leader nei loro settori e che hanno fatto grande la nostra regione in Italia e nel mondo. E vai a dirgli bravi, siete bravi, adesso tira fuori i progetti che hai nei cassetti, che ti do i denari e te li finanzio, così creiamo ancora più occupazione e ancora più crescita per i territori. Ma dovremmo rivolgerci anche alle altre aziende, quelle che in questo momento stanno peggio, quelle che stanno morendo, quelle che stanno uscendo fuori strada perché magari hanno un errore di progettazione, perché magari hanno un prodotto che non si sta vendendo più. Lì ci vuole una progettazione, lì ci vuole una riconversione industriale. Li affianchiamo, entriamo dentro la loro amministrazione, stiamo per un periodo di tempo insieme con loro, e quindi la partnership fra la regione che deve aiutare le imprese, le riportiamo
finalmente in carreggiata e salviamo quei posti di lavoro e quella ricchezza del territorio. E poi gli diamo un nuovo mandato finalmente e cominciano a correre, perché gli imprenditori poi il loro lavoro lo sanno fare anche bene e sanno garantirgli i posti di lavoro dei loro dipendenti. A quel punto parte la seconda parte del piano, perché questi prestiti possono essere restituiti fin da subito, ve lo dicevo, un tasso di interesse agevolato perché l'istituto è pubblico e possiamo deciderli noi. Però la prima rata la potranno cominciare a pagare, se vogliono, dopo 1, 2, 5, anche 10 anni. Come faranno ad allontanare la prima rata? Assumendo. Più persone assumono, più la prima rata si allontana e cominceranno a restituire quei soldi più in là nel tempo e cominciano a creare occupazione vera. Ma questa cosa non ce la siamo inventata, perché sarebbe una sperimentazione e non sapremo se funziona. La stanno facendo già da 5 anni in quei paesi in cui, quando è arrivata la crisi, invece di fare come noi che abbiamo cominciato a tagliare i servizi con l'austerity, abbiamo aumentato le tasse per i cittadini, abbiamo cominciato a tagliare i servizi sociali e quant'altro, abbiamo cominciato a drenare le risorse nella sanità. Loro hanno invece capito che dovevano rispondere alla crisi facendola diventare un'opportunità e investendo nelle imprese. E allora l'avrete visti quelli delle camere di commercio della Svizzera che girano per la Sicilia, girano per l'Italia, girano per l'Europa e stanno andando a contattare le migliori imprese, perché poi le scelgono le migliori, e gli vanno a dire: guarda che se vieni da noi in Svizzera ti diamo un capannone, ti diamo delle infrastrutture, ti diamo le utenze, e se assumi il 100% dei dipendenti svizzeri, degli operai svizzeri, per 10 anni non paghi le tasse. E allora io ho incontrato imprenditori che in questi anni mi hanno detto: sai che questa proposta io non la posso rifiutare, in questo momento ho una regione siciliana che è il mio nemico pubblico numero uno, c'è una burocrazia che mi ammazza, lì mi stanno offrendo ossigeno, vita, speranza. Alcuni non se ne sono andati perché amano troppo questa terra, altri però hanno fatto armi e bagagli e si sono trasferiti. Li dobbiamo fare tornare e dobbiamo cominciarli a fare tornare facendo delle azioni concrete sul territorio, dobbiamo cominciare ad imitare quelle buone pratiche e possiamo farlo. Possiamo farlo perché ne abbiamo le capacità, ma soprattutto perché questa regione può offrire davvero tantissimo. Ora, io vi dico anche un'altra cosa, che è quella che dobbiamo cominciare a proteggere soprattutto le nostre imprese. Non l'abbiamo mai fatto, perché una parte del problema poi non è più a Palermo, una parte del problema sta a Bruxelles. A quante aziende che in questi anni abbiamo visitato, quando incontri dei pescatori, degli agricoltori, imprese agricole, imprese della pesca, imprese artigiane, imprese che si occupano di commercio, piccole e medie imprese, ci dicono tutti che i problemi sono a Bruxelles, i trattati europei, ci dicono noi potremmo fare tanto, ma poi arriviamo lì e allora non possiamo riuscire a mettere in gioco quella che è la nostra competitività, mentre altri paesi, sempre dell'Europa, sono riusciti ad avere delle regole, delle deroghe a quei regolamenti, per cui noi possiamo, nei pescatori, ad esempio, pescare fino a 20, 30, 40 miglia, mentre gli spagnoli riescono a venire fino nelle coste nostre. E questa cosa però a noi ci sta facendo del male, non ci rende competitivi. E la stessa cosa avviene in agricoltura, pensate ai trattati UE-Marocco, UE-Paesi del Mediterraneo, il MES China con la Cina, il CETA col Canada che fa arrivare il grano mentre noi abbiamo le Mediterranee nei nostri campi di grano e fa crollare il prezzo. Sta avvenendo questo. Con grande stupidaggine di chi ci governa e non capisce che sta distruggendo i territori, le imprese e tutti quelli che ci lavorano, ma soprattutto la nostra tavola e i nostri buoni cibi. Allora la partita dobbiamo andarla a combattere lì. E come fai? Ogni campagna elettorale c'è sempre questo ufficio di Bruxelles che torna. Torna perché dicono tutti: ah, l'ufficio di Bruxelles è un grande spreco, costa 2 milioni di euro, non ci serve a niente, lo chiuderemo. Poi vincono le elezioni e non l'hanno mai chiuso, perché ci devono piazzare i loro trombati nella politica, i loro amici e tutto quanto. E allora noi manchiamo ancora una volta una responsabilità. Se è così e in quel modo, io sono pure d'accordo, perché sono 2 milioni di euro sprecati, poca roba. Ma se lo cominciamo a utilizzare in maniera diversa, in maniera intelligente, cominciamo a metterci due squadre lì dentro. Noi lo vogliamo mantenere, lo vogliamo rinforzare, lo vogliamo assolutamente modificare, migliorare. Ci mettiamo due squadre di esperti. La prima è quella dei rappresentanti delle imprese siciliane. In nome e per conto della Regione Siciliana, pagati dalla Regione Siciliana, andranno a parlare
col Parlamento europeo, con le forze politiche, anche con quelle estere, e cominceranno a far capire ad altri stati che sono alla provincia, come siamo noi, alla provincia dell'impero, alla provincia della comunità europea, che anche loro sicuramente avranno dei problemi con dei trattati, e cominciare a fare attività di diplomazia, un voto a nostro favore per cambiare i nostri trattati, quelli che ci interessano, per un voto a loro favore. Cominciamo a fare attività diplomatica, attività di lobbying, perché questo è quello che ci serve. Dobbiamo cominciare a unire le forze con chi sta con chi sta male come noi. Ma dall'altra parte dobbiamo cominciare a mettere una squadra di manager che deve cominciare a scandagliare tutti i mercati esteri, tutti i mercati internazionali dove ci sono i compratori delle nostre merci, e devono venire a farli incontrare, a far incontrare i nostri produttori, a far incontrare le organizzazioni dei nostri produttori, a far incontrare le nostre associazioni di categoria e le imprese. E io vorrei che in quei tavoli, in quelle scrivanie dell'ufficio di Bruxelles si cominciassero a firmare contratti di vendita, si cominciasse a scrivere una storia nuova delle imprese siciliane che finalmente cominciano a internazionalizzare, perché oggi se internazionalizziamo è solo grazie allo sforzo dei privati. La regione non ci ha messo mai niente, anzi è stata quella che in qualche modo ha fatto partecipare le imprese alle fiere internazionali, poi però andandosi a fare le gite con i familiari. Abbiamo fatto solo questo ed è inutile che ci giriamo attorno. La regione non ha mai fatto niente per la nostra internazionalizzazione. Dobbiamo cominciare ad affiancarli. Queste sono le due leve sulle quali ci muoveremo, per il lavoro e per lo sviluppo. Non conosco altre ricette, perché probabilmente non ci sono altre ricette, perché probabilmente le altre ricette messe in campo in questi anni erano solo la clientela del voto, rendere qualcuno precario per poi in corrispondenza del voto elettorale andargli a tirare la giacchetta per dirgli: ricordati che il rinnovo del tuo contratto passa dalla mia direzione. E questa cosa è assolutamente deprecabile, non ci sto più. Sulle infrastrutture invece, sulle infrastrutture io vi dico una cosa: la partita che giocheremo sarà quella della rappresentanza nei confronti delle due aziende dello Stato. Io ho già incontrato il presidente di ANAS e l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e mi sono fatto raccontare da loro quelli che sono gli investimenti che vogliono fare nella nostra terra. Pochissima roba. Rete Ferroviaria Italiana, l'amministratore delegato, l'ingegnere Gentile, mi ha detto che il piano di investimenti fino al 2025 prevede la possibilità di realizzare l'alta velocità che parte da Messina, Catania, Caltanissetta, Termini Imerese, Palermo, Punta Raisi. Tutto il resto rimarrà treni a gasolio nel Ragusano, treni a gasolio con un unico binario, quello costruito dai Borboni nella zona del Trapanese, e neanche un metro di ferrovia, neanche un metro di linea ferrata nella zona dell'Agrigentino e di Sciacca. Questo è lo scenario che c'è davanti. E Armani di ANAS mi ha detto: onorevole, noi abbiamo già investito in Sicilia per una parte, abbiamo speso nel 2015 250.000 euro per la manutenzione della Palermo-Catania, che è 250 chilometri e che quindi significano 1.000 euro al chilometro, per cui per chi di voi sa fare due calcoli, avranno rifatto due linee bianche per terra, avranno cambiato quattro catene frangenti e avranno rattoppato due buche, anche male, visto che poi le buche sono pure rimaste. Troppo poco per una regione che sta in Europa, troppo poco per una regione che sta in Italia, troppo poco per una regione che vuole e ha sede di modernità, troppo poco. E allora io ho guardato queste persone e gli ho detto: signori, dopo il 5 novembre, se i cittadini siciliani mi daranno il mandato di Presidente della Regione, io un incontro ve lo chiederò di nuovo. Stavolta però non vi ascolterò, ascolterete voi me, con grande civiltà, pacatezza, col sorriso, così andrò lì e gli andrò a dire che pretendiamo, non chiediamo per favore, non in qualche modo magari dateci qualcosa, ma pretendiamo di avere le stesse infrastrutture che hanno le altre regioni d'Italia, e vogliamo vedere cantieri che si aprono, e vogliamo vedere strade che si costruiscono e linee ferrate efficienti, perché vogliamo vivere in un paese normale come normali sono tutte le altre regioni che ci sono in Italia. Vogliamo questo, ma dovremmo avere anche la capacità. Parlo un po' con voi pure, che abbiamo di un. Ma dovremmo avere anche la grande voglia e soprattutto la grande intelligenza di cominciare a parlare con gli investitori privati. Io ho qualche gruppo di investitori privati, straniero e italiano, l'ho già incontrato.
Con loro ho fatto un discorso, ho detto a me serve tutto, l'avete vista, la Sicilia la conoscete, a me serve tutto, venite a investire da noi. Noi vi proporremo delle buone condizioni, non svenderemo chiaramente il nostro territorio, però dobbiamo fare una partnership fra il pubblico e il privato, abbiamo bisogno di infrastrutture. Loro mi hanno detto, noi siamo interessati a questo discorso, ci piace, però dice, ci spaventano due cose, la prima onestamente un po' meno, la criminalità organizzata, perché sappiamo che le vostre istituzioni, le vostre forze dell'ordine sapranno difendere i diritti delle aziende che chiameremo a lavorare con noi. Però se noi oggi ci diamo la mano, ci stringiamo la mano e domani mattina noi cominciamo a chiamare le vostre aziende di Movimento Terra, le vostre ditte di ingegneria per fare la progettazione, i vostri muratori per venire ad aprire i cantieri, le vostre, tutte le ditte di edilizia che ci serviranno per realizzare quelle opere, ma cioè, le vostre autorizzazioni dalla regione quando arrivano? Il grande problema della burocrazia. Allora, siccome io già li sto nominando gli assessori e li nominerò tutti, e già ho nominato il mio assessore alle infrastrutture, il nostro assessore alle infrastrutture del governo del Movimento 5 Stelle, allora io già ho detto a Salvo Corallo, si chiama così, Salvatore Corallo, che non è un barista come dicono quelli del PD, ma è un imprenditore del settore turistico e per quattro anni si è occupato di lavori pubblici come assessore al comune di Ragusa, una persona molto competente, ho detto prepara già un organigramma all'interno del tuo assessorato, dovrai fare un dipartimento che si dovrà occupare solo di grandi opere per velocizzare l'iter burocratico e dare immediatamente risposte. La Sicilia deve diventare un'opportunità per chi vuole investire, la Sicilia deve diventare un territorio appetibile all'interno del quale tutte le aziende, tutti i gruppi di investimento vorranno venire a lavorare, ci dovrà essere la coda, alla fine il paradosso sarà che sceglieremo noi chi vorrà venire a lavorare, dovremo avviare finalmente un percorso nuovo. Non voglio più sentirmi discorsi che hanno paura di noi, che non vogliono venire ad investire, dobbiamo aprire le porte, dobbiamo dire grazie a chi vuole venire a investire dei denari, e questa sarà la nuova rivoluzione, questa sarà la sete che abbiamo di infrastrutture e di civiltà, dovrà essere anche dissetata in questo modo. E l'ultima cosa che voglio dirvi è quella della sanità. La sanità per me è una questione importantissima. La sanità va rivista completamente, va rivista la pianta organica, va rivista la rete ospedaliera, perché la rete ospedaliera è costruita da burocrati, con idee da burocrati, su un tavolino piano che non si rende conto né delle necessità dei territori, non si rende conto dell'orografia, della geografia, non si rende conto delle strade, della qualità delle strade. Io vivo in un territorio dove ci sono due ospedali, Caltanissetta e Mussomeli, a 37 km di distanza. Voi direte, beh, 37 km, tutto sommato, è pochissimo. Sono un'ora e mezza di curve. È un'ora e mezza di curve. Allora non sono più 37 km. Vai, capisci che non puoi più fare ragionamenti sul numero di accessi, sul numero di parti, sul numero di accessi per mantenere i reparti o i pronti soccorso oppure l'intero ospedale. Non puoi più farlo questo ragionamento. Perché nel momento in cui lo fai ti stai scollegando da quelle che sono le necessità. E la sanità pubblica, il diritto dei cittadini di curarsi non è affare da burocrati, è affare da scelte politiche, è affare da coraggiosi, è affare da manipolare col cuore libero e sereno. Non devi fare pesare il politico che c'hai nella zona piuttosto che gli altri. Perché sapete, qui siamo ad Acireale, ogni volta che vado a Giarre incontro quelli di Giarre che poi dicono ah però ad Acireale hanno mantenuto il pronto soccorso, non ci hanno chiuso. Non vi fate tirare dentro la guerra dei poveri, loro vogliono farci litigare fra cittadini, non vi fate tirare dentro la guerra dei poveri. Questo è un discorso stupido. I responsabili sono altrove, i responsabili sono quelle persone che non stanno più considerando che la sanità, che la salute dei cittadini è un diritto primario che dobbiamo garantire. E allora da lì dobbiamo ripartire, e dobbiamo ripartire dalle visite, e dobbiamo ripartire dalla possibilità di accedere a degli ospedali pubblici o quelli privati convenzionati con modalità fruibili e veloci. Nelle altre regioni fanno le visite anche nel pomeriggio e accorciano i tempi di attesa per effettuare una visita o un esame dalle 8 alle 23, mentre da noi dalle 8 alle 14, personale medico e personale infermieristico al quale va il mio ringraziamento, la mia stima e tutta la mia solidarietà, perché se non era per loro,
se non è per il personale medico e infermieristico dei nostri ospedali, la nostra sanità sarebbe calata a picco, colata a picco in maniera inesorabile. Sono loro che la mantengono a galla, perché hanno il senso dello Stato e il senso del servizio, ma sono troppo pochi. Sono troppo pochi e sono pericolosamente sotto numero. Allora dobbiamo cominciare innanzitutto a stabilizzare tutte le persone che prestano opera all'interno degli ospedali in maniera precaria e non a tempo determinato. Avete chiuso la sede del PD, vero? Hanno fatto, eh? E poi, pericolosamente, vi diciamo che sono sotto numero, quindi vanno stabilizzati i ragazzi e poi vanno avviati i concorsi, perché dobbiamo rimpinguare le piante organiche, dobbiamo completarle, e noi spendiamo ogni anno 9 miliardi e mezzo di euro in sanità, e sono spesi male, ed è per questo che ha la risposta che ogni anno dicono, perché dei concorsi ne avete sentito parlare ultimamente, 2 anni che se ne parla con questo governo regionale, però la vera domanda era, dove li trovi i soldi? Se tu non rinunci alle clientele e alle spese folli che hai fatto in questi anni con i 9 miliardi e mezzo, non li troverai mai i soldi. Devi cominciare a rinunciare a tutti quei posti letto che hai tolto al pubblico e hai dato al privato per trovare i soldi. E qui ne sapete qualcosa di questo comprensorio, dove abbiamo dato posti letto ai privati per toglierli al pubblico. Non vi devo fare i nomi. E allora è questa la vera sfida, cominciare a ragionare in una mentalità nuova. L'altro giorno, vi dico questo, ho incontrato una ragazza, questa storia magari chi ci segue la conosce già, lei la racconto a tutti perché a me fa indignare, fa arrabbiare profondamente. Questa ragazza, questa donna che ho incontrato mi ha raccontato, dice, ti devo raccontare un problema che ho, dice, com'è possibile che questa cosa non si riesca a risolvere? Cioè, sai, cioè, io ho una gravidanza, sono al 4° mese, e sono andata l'altro giorno dal mio medico e mi ha detto, cioè, signora, lei ha un problema, e probabilmente, cioè, deve fare immediatamente una visita ginecologica, deve fare una visita ecografica, vada immediatamente. Quindi mi rivolgo direttamente al centralino del mio ospedale di zona, chiamo e chiedo, devo fare immediatamente una visita, il mio medico mi ha detto che mi ha allertato, per favore prenotatemi nel maggiore tempo possibile, cioè nel minore tempo possibile una visita. E dall'altra parte al telefono quella persona del centralino gli risponde, sì signora, la visita è, gliela prenotiamo, lei la può effettuare fra un anno. Vedi, qualcuno ride, qualcuno sorride, io mi arrabbio. Ma mi arrabbio ancora di più perché quella telefonata finisce nello stesso modo in cui sono finite tutte le telefonate che avete fatto pure voi a quel centralino. Perché la telefonata finisce sempre allo stesso modo, però guardi che il professore, che il medico che le può fare quella visita fra un anno, domani la potrebbe ricevere a pagamento. E allora il grande tema è uno, che dobbiamo risolvere questa questione in 3 modi, con 3 mosse. La prima è quella che vi ho raccontato, di aumentare le ore dalle 8 alle 23 per poter effettuare le visite anche negli orari serali, primo. La seconda è quella di rendere la prenotazione telematica, cioè su internet, cioè visibile a tutti, cioè trasparente, in maniera tale che tu lo vedi realmente se c'è davvero tutto lo spazio prenotato o se è quello del centralino che si sta vendendo la visita privata per averne poi un guadagno personale. E la terza mossa, che è quella che è poi la grande provocazione che sto portando in giro, alla quale credo e che farò, che se non riusciamo più a garantire le visite in tempi certi e accettabili, la regione si dovrà fare carico di pagare la visita al posto dei cittadini, perché non sarà più disposta a vedere gente inviare mani nelle tasche per fare pagare i tagli. Perché la salute è un diritto di tutti, non è una cosa che ci possiamo permettere tutti, la dobbiamo garantire. Questa è in breve le priorità e alcune risposte rispetto a questi temi. Ora vi dico l'ultima cosa, che è quella che riguarda la grande visione, quella del turismo, perché dopo che avremo cominciato a parlare di strade e avremo cominciato a rimettere qualcosa in piedi, dopo che avremo cominciato a risolvere i problemi che abbiamo all'interno della sanità, dopo che avremo risolto, che avremo tolto i rifiuti dalle strade provinciali, dalle strade statali, da quelle che arrivano nei paesi, da dentro le città, e l'abbiamo la ricetta, e ve ne parliamo da 5 anni, che è quella di un piano di rifiuti regionale che abbiamo scritto con i migliori luminari,
qui ci sono le mie colleghe Angela Volta e Gianina Giangio, che si sono spese tantissimo per questi ragionamenti, hanno costruito nel tempo discorsi avendo a che fare con le migliori menti non solo siciliane ma anche nazionali, e hanno costruito un piano regionale dei rifiuti che è di tutto rispetto. Noi vogliamo risolvere immediatamente questi problemi. Però dopo che avremo fatto tutto questo e avremo migliorato la qualità dell'agricoltura, avremo migliorato la qualità dei nostri agricoltori e di tutto quello che c'è, cominceremo a costruire quella che è una regione che si occupa finalmente di turismo in maniera seria, non occupandosi dell'assessorato al turismo, piazzando persone e trattando gli assessori come se fossero delle persone di serie B. Quello è un assessorato di serie B in questo momento, senza soldi, che dà patrocini in giro per fare feste patronali e sacre. Non ho nulla né con le feste patronali né che con le sacre, ma è una mentalità provinciale quella di continuare ad investire. Quello non è turismo, quella è la mobilità. Noi andiamo alla festa del paese accanto e va bene e mi piace, ma chi viene da noi per queste cose? Noi siamo una terra che ha tutto: il maggior numero di siti UNESCO, i beni culturali più belli del mondo, il sole, il mare, le bellezze artistiche, architettoniche, le bellezze naturali, i buoni cibi della tavola, abbiamo un vulcano, ce l'avete qui, una cosa meravigliosa, abbiamo le isole minori, abbiamo sole, mare, abbiamo l'entroterra meraviglioso, abbiamo delle aree boschive che sono interminabili, che sono bellissime, che sono piene di fascino, abbiamo tutto. E abbiamo soprattutto una cosa che gli altri non hanno, noi, i siciliani, che siamo un valore aggiunto a qualunque tipo di esperienza turistica. Chi viene in contatto con un siciliano si innamora della Sicilia e dei siciliani, il popolo dell'accoglienza siamo. Ma per fare questo dobbiamo rimettere in asse quella che significa destagionalizzare. Allora, io l'altro giorno ho incontrato un gruppo di imprenditori del turismo siciliani, gli ho raccontato l'idea che abbiamo, una delle idee, la principale per me, dico, però ce ne sono tante altre, ma la principale che mi ricordo è stata questa, perché volevo capire cosa ne pensavano. Allora gliel'ho raccontata, dura 30 secondi, mi hanno guardato e mi hanno detto tutto qua, così, è talmente tanto semplice, c'è da sembrare banale, dice, però in realtà è geniale. Dice, ma com'è che nessuno ci ha pensato prima? In realtà non ci abbiamo pensato neanche noi, perché anche questa idea l'abbiamo presa da chi già la sta mettendo in atto, da chi già la sta utilizzando, ed è diventato, alcuni paesi del sud-est asiatico, alcuni paesi dell'Europa, sono riusciti a diventare, da paesi fortemente agricoli, che avevano quindi problemi anche di sussistenza e di occupazione, sono diventati paesi fortemente turistici, e non solo hanno occupato i loro, ma hanno cominciato a chiamare gente da fuori, perché gli mancavano le persone che lavoravano nella ricezione turistica di quelli che arrivavano. E l'idea è questa: scegliamo ogni anno un paese, studiamo prima i flussi turistici, quelli più cospicui, più abbondanti, più numerosi, quindi poi scegliamo ogni anno un paese. Nel 2018 sceglieremo la Germania, nel 2019 la Francia, nel 2020 gli Stati Uniti, l'avete capito come la storia. Quindi nel 2018 è la Germania. Andiamo lì con i nostri tour operator, con i nostri rappresentanti, e andiamo a dire ai loro rappresentanti, ai loro tour operator, che c'è questa notizia. Nel 2018 tutti i tedeschi che verranno in Sicilia avranno il 30% di sconto sugli aerei, il 30% di sconto sugli alberghi e il 30% di sconto sui servizi che gli servono. Durante tutto il periodo dell'anno, tranne luglio e agosto, che non ci serve fare questa scontistica perché già i turisti vengono di suo. Finito. Fai un fondo regionale di parecchi milioni di euro, lo metti a disposizione dell'assessore al turismo e la partita è questa qua. Bravo! Basta! Non lo so, è banale, è geniale, non lo so, è semplice però. L'avete capita questa idea? Non vi ho parlato di iperbole, di mercati del lavoro, delle cose. È un'idea talmente tanto semplice la capiscono tutti. La mettiamo in piedi immediatamente, la mettiamo in piedi grazie ai nostri tour operator, grazie a tutte le persone che si occupano di turismo in questa isola, ci sono delle menti incredibili, e cominciamo a relazionarci con i mercati esteri in questo modo. Io vi do un dato: Unicredit, l'istituto bancario, qualche settimana fa ha fatto un report sul turismo in Italia, sulle varie regioni, relativo al 2016. La regione siciliana è al nono posto fra le 20 regioni d'Italia, facciamo 15 milioni di turisti ogni anno. Il Veneto, che è la prima regione, fa 63 milioni di turisti ogni anno. Ma il dato che a me ha fatto sgranare gli occhi, ho detto, ma com'è possibile? È che Rimini,
una città, la città di Rimini, fa 15 milioni di visitatori ogni anno. E dico, ma com'è possibile una città contro una regione? Contro una regione incredibile come la nostra, come una vastità, una bellezza, una cosa incredibile che abbiamo e non riusciamo ad avere i numeri. Allora dico, è vero che mancano i servizi, è vero che mancano le infrastrutture, è vero che manca tutto, ma non possiamo aspettare di realizzare per partire con il sogno di una Sicilia grande impresa di turismo del mondo. Dobbiamo cominciare a partire immediatamente e faremo l'uno e l'altro in contemporanea. Però io mi sono stancato delle spallucce, beh Rimini e Rimini, beh il Veneto è il Veneto, la Sicilia si sa, la rassegnazione è la virtù dei mediocri, la rassegnazione è la virtù dei mediocri, io non mi voglio rassegnare, non solo, ma io in 5 anni con questo progetto che vi ho illustrato non voglio arrivare ai primi posti di quella classifica, io voglio arrivare al primo posto di quella classifica, perché voglio che questo popolo cominci a puntare in alto, il più alto possibile. Basta! Se dobbiamo sognare, sogniamo in grande, se dobbiamo realizzare qualcosa, realizziamo le cose migliori. Perché dovremmo realizzare una cosa fra le migliori? Le cose migliori. Allora dobbiamo pretendere da noi tutto questo. È inutile dirvi una cosa che probabilmente vi avranno già ripetuto. Se dovessimo vincere queste elezioni, noi da persone per bene, rivolgendoci ad altre persone per bene, quali sono i cittadini siciliani, ci presenteremo col nostro biglietto da visita. In questi 5 anni noi avevamo promesso durante la campagna elettorale del 2012 che se fossimo entrati in Parlamento ci saremmo tagliati gli stipendi, avremmo rinunciato ai vitalizi. Lo abbiamo fatto senza una legge. Abbiamo restituito con i miei colleghi all'Assemblea regionale oltre 3 milioni di euro, abbiamo realizzato progetti, li conoscete, la strada, il microcredito per le imprese, le borse di studio per i ragazzi disabili nello sport e tante altre iniziative. La trazione, certo, la trazione. E i vitalizi, quella pensione vergognosa che matura dopo 4 anni e mezzo di permanenza, con i miei colleghi non abbiamo avuto dubbi, immediatamente appena si è avvicinato il giorno in cui avremmo maturato quel diritto a poter avere a 65 anni 1000 euro al mese, in barba alla legge Fornero che la politica fa però non la applica a se stessa, che grande vergogna. Noi cosa abbiamo fatto poi invece? Abbiamo preso un foglio di carta, abbiamo scritto al Presidente, abbiamo detto rinunciamo a questa vergogna, non la vogliamo. Non vogliamo nulla di quello che è un privilegio schifoso e medievale. Tenetevele voi ste robe. Però è arrivato il momento che se vinciamo il biglietto da visita sarà che questo trattamento che abbiamo applicato a noi lo applicheremo a tutti e faremo due righe di legge. Alla regione siciliana sono aboliti i vitalizi per gli ex deputati e sono dimezzati gli stipendi per i deputati regionali. Punto. Finito. Legge della regione. La prima. E allora io il voto non ve lo chiedo stasera, come non l'ho chiesto in questi giorni e non lo chiederò fino alla fine della campagna elettorale. Non lo chiedo il voto. Io vi chiedo un'altra cosa. Io vi chiedo di andare a votare. Io vi chiedo di andare a votare semplicemente per un principio, perché quelli che ci sono nelle altre liste sono quelli del voto di scambio, sono quelli del voto strutturato di partito, sono quelli del voto della clientela. E se vanno a votare 200 persone e quelli del voto di clientela, del voto del partito, del voto di scambio sono in 100, loro conteranno il 50% dei voti e vinceranno e determineranno ancora la nostra regione e l'umiliazione per i cittadini. Ma se noi andiamo a votare in 2000, riduciamo quelle 100 persone ad una sfumatura, ad un particolare, lo riduciamo al 5% e li cancelliamo dalla storia di questa terra, li rendiamo un dettaglio. E allora una cosa sì ve la voglio chiedere stasera. Dovete trovare tutti quelli che non vogliono andare a votare, dovete trovare i vostri familiari, i vostri parenti, i vostri amici, i vostri colleghi nei posti di lavoro, il panettiere sotto casa o chiunque altro incontrate che dice no, sono tutti stessi, a votare non ci vado. E raccontategli questa storia, questa ultima parte, questa storia dei 200, dei 100 e del voto di scambio e tutto quanto. Non è semplice, è semplicissima da ricordare. Ricordategli questo, perché le mani libere, se ci saranno e saranno tante, quelle che esprimeranno un voto libero e consapevole, saranno quelle che libereranno la nostra regione da quei farabutti, saranno quelli che ridaranno finalmente a questa terra un Parlamento di persone oneste e un governo di persone oneste.
Allora io non ho da chiedervi voti, io da dirvi, ascoltateli tutti i candidati alla presidenza e leggetevi i loro programmi e poi decidete chi è il più credibile. Questo è il ruolo che un cittadino deve avere. E soprattutto dovete contagiare gli altri ad andare a votare. Io avevo solo questo da dirvi, vi ringrazio per avermi ascoltato. Viva Cireale, viva la Sicilia, Luigi Di Maio! Buonasera. Grazie di essere qui. Avete appena ascoltato la persona che tra 14 giorni può diventare il vostro presidente di regione. Ed è veramente incredibile il fatto che qualche settimana fa, nei sondaggi commissionati da loro, perché noi non ne commissioniamo e non crediamo neanche ai sondaggi quando vanno bene, ma è veramente incredibile che nei sondaggi commissionati da loro, dagli altri partiti, Giancarlo Cancelleri, con una lista di 62 candidati che conoscete qui sul palco, che sono le persone che sono qui sul palco, segna il sorpasso su una coalizione di impresentabili, di gente che fanno politica da 30 anni, che hanno 5 liste e che si ripresentano come il nuovo e hanno dalla loro la gran parte dei media a livello nazionale. Tant'è vero che Giancarlo, per riuscire ad avere un confronto sui media nazionali, tra un po' dovrà appellarsi alle Nazioni Unite con gli altri candidati, non solo perché Musumeci non si vuole presentare, ma anche perché abbiamo serie difficoltà a trovare spazi televisivi, non dico nelle TV private, la 7 media, ma anche nella TV pubblica, perché quello che io sto vedendo è che l'obiettivo è tenere bassa la notizia che il 5 novembre si vota in Sicilia. E noi abbiamo visto degli studi, man mano che aumenta l'affluenza ai seggi, quindi l'affluenza al voto, noi cresciamo e loro diminuiscono. È veramente direttamente proporzionale la cosa. Aumenta la nostra crescita e possiamo vincere quante più persone vanno a votare, perché è quello che diceva prima Giancarlo, perché a quel punto le truppe cammellate, quei voti che fanno facendo promesse, un po' di voto di scambio, diventano una piccola parte. E noi invece, come percezione, lo dico da cittadino del sud perché io sono campano, abbiamo la percezione sempre che la maggioranza dei voti sia controllato, mentre la minoranza è quello nostro, di opinione. E invece la maggioranza dei voti, purtroppo, si astiene. E quindi la nostra percezione è che chi va a votare fa parte di quella schiera lì, di quella gente che a volte si lascia o comprare il voto, si lascia convincere da una promessa. Io vi dico questo, negli ultimi 3 mesi sono stato 2 mesi e mezzo in Sicilia con Giancarlo e negli ultimi 5 anni ho lavorato tantissimo al fianco di Giancarlo e degli altri deputati regionali qui in Sicilia per tante iniziative. Non solo il referendum di dicembre, ma anche l'inaugurazione della Trazzera, boom polmoni urbani, la riqualificazione urbana con i soldi delle restituzioni, abbiamo fatto tante cose. In questi anni ho conosciuto la vostra terra e da campano dico che di questa terra mi sono innamorato perché è bellissima, ma ti innamori anche... Quando ti innamori di una persona, ti innamori dei suoi pregi e dei suoi difetti. Quando ti innamori di una persona, ti innamori della sua personalità e delle sue contraddizioni. Ed è così anche per la Sicilia, perché noi avremmo fatto 7.000-8.000 chilometri negli ultimi 3 mesi qui. L'abbiamo vista tutta perché abbiamo provato a parlare a quanti più siciliani possibile, negli occhi, come stiamo facendo stasera. Perché io non posso utilizzare 10 secondi di una battuta del TG per spiegarvi il nostro programma sulla Sicilia. Non riesco a dire neanche il mio nome in 10 secondi. E non posso utilizzare solo 20 minuti del talk show, 2 minuti a domanda per riuscire a spiegarvi tutto. È impossibile, io non ci riuscirò mai. E quindi che cosa succede? Che poi diciamo tutti le stesse cose in TV e sembriamo tutti uguali. La TV è uno strumento che rischia di omologarti se non lo sai usare. Noi siamo l'unica forza politica che è ancora in grado il lunedì sera con un tempo discreto di riempire una piazza così e riuscire a parlare alle persone. E questo ha un grande valore, perché io ho il tempo di potervi spiegare cosa vogliamo fare, come l'ha avuto Giancarlo prima, che ha avuto modo di raccontare le cose che voleva fare. Perché vi dico questo? Perché noi adesso abbiamo fatto un giro enorme in Sicilia, abbiamo parlato a quanti più siciliani
E più la vedi questa terra, e più ti chiedi, ma com'è possibile che sia la prima regione per rischio povertà in Italia? 55% dei siciliani è a rischio povertà. Com'è possibile che sia la regione che nel 2015 ha perso 97.000 siciliani che sono andati o all'estero o in altre regioni d'Italia, solo nel 2015. Adesso vedremo i saldi disaggregati del 2016. Com'è possibile che sia l'ultima regione per raccolta differenziata, 12%, ossia la prima regione d'Italia per pensioni d'oro, 30.000 siciliani prendono la pensione d'oro. Queste cose qui, insieme a tante altre che ora non voglio citare, ti fanno arrabbiare, ma ti fanno arrabbiare di più mentre guardi la Sicilia, ne vedi le sue bellezze e le sue potenzialità. Allora noi che cosa diciamo da anni? Lo dico anche nella mia regione, per carità, che la responsabilità è politica, e questo è vero, le responsabilità sono in capo alla politica. Però, cari signori, sono anche 20 anni che ridiamo in mano agli stessi questa regione. Quindi adesso è arrivato il momento di chiuderla sta partita con questi signori qua. Come si fa a chiudere questa partita? Dobbiamo eliminare qualche alibi, perché ce ne siamo dati troppi. Troppi alibi ci siamo dati come cittadini italiani e soprattutto come cittadini del Sud. Perché non ho mai avuto niente dalla politica, non è una buona scusa per non andare a votare. Dire che si è disoccupati non è una buona scusa per vendersi il voto. E dire che mio figlio non ha lavoro e quindi in famiglia dobbiamo votare tutti l'onorevole che ce lo sistema non è un modo per svendersi il diritto di voto, perché l'unica cosa che otterremo è peggiorare ancora di più la nostra situazione, come è successo in tutti questi anni, l'abbiamo visto. E alla fine vostro figlio non ve l'hanno sistemato, il lavoro non ve l'hanno dato e voi continuate a non avere niente dalla politica. E il 5 novembre ha questo significato, perché il 5 novembre non è un problema legato alla scelta tra diversi partiti. Come diceva Giancarlo, vedetevi i programmi, ascoltate tutti, sentite tutto quello che vi dicono. Però il 5 novembre si decide se continuare ad andare avanti così come state vivendo adesso o iniziare veramente a cambiare. E allora è un referendum tra il futuro e il passato. Scegliete voi, per carità. Noi non vi dobbiamo imporre niente e consigliare niente, ma io vi chiedo non di fare due cose, di avere due certezze quando ascoltate gli altri candidati, ma di farvi due domande. Quando ascoltate Musumeci, Mica, Rifava, tutti che vengono qui a dirvi io voglio cambiare questa regione, vi dovete chiedere, ma se l'hai già governata, perché non l'hai fatto negli ultimi 20 anni, visto che l'hanno governata sia la destra che la sinistra questa regione? E la seconda cosa, verranno tutti a dirvi che vogliono tagliare i vitalizi, verranno tutti a dirvi che vogliono tagliare gli stipendi, verranno tutti a dirvi che vogliono eliminare le auto blu. La domanda è, ma negli ultimi 10 anni che sei stato lì dentro, hai rinunciato a questi privilegi perché ne avevi l'opportunità, non dovevi aspettare che te lo imponessero, oppure te li sei tenuti? Perché se te li sei tenuti, il tuo programma non vale niente, è carta straccia, la tua credibilità non esiste. Queste due cose sono secondo me la base per sopravvivere a questa campagna elettorale, perché sennò a questa campagna elettorale non sopravviverete, perché tutti diranno cose bellissime, tutti vi vogliono salvare la vita, tutti vogliono salvare la regione, tutti hanno dei programmi stupendi. Ora, io penso che in questi anni vi abbiamo dimostrato di saper fare opposizione. Avete saputo delle cose che prima nessuno sapeva. Io sono entrato alla Camera dei Deputati quasi 5 anni fa, a 26 anni sono stato eletto vicepresidente della Camera. La cosa che ho chiesto 5 anni fa, appena eletto vicepresidente della Camera, sono stati i bilanci per sapere i soldi delle vostre tasse dove stessero andando a finire, visto che un palazzo, la Camera dei Deputati, vi costava 1 miliardo di euro all'anno, un palazzo, perché poi c'è il Senato, 500 milioni, poi ci sono i ministeri e così via, c'è l'ARS, c'è la regione e così via. Aperti i bilanci, lì dentro trovi tutte le contraddizioni. I vitalizi solo alla Camera vi costano 180 milioni di euro all'anno, alla regione siciliana vi costano 17 milioni di euro. Quella stessa
generazione di politici che ha fatto la legge Fornero, vi ha impedito di andare in pensione, vi dà le pensioni minime più basse d'Europa, si prende una pensione dopo 4 anni e 6 mesi o un vitalizio non appena decade da deputato o da senatore e vi fa spendere solo alla Camera 180 milioni di euro. Quella stessa generazione, classe politica, che oggi vi impedisce di curarvi, perché 12 milioni di italiani non possono più curarsi per difficoltà economiche, quando sono arrivata alla Camera si faceva rimborsare per 300.000 euro all'anno le punture d'insetto, le insolazioni, le malattie tropicali e gli incidenti per guida in stato di ebbrezza. Se li faceva rimborsare, cioè andavano al mare, prendevano l'insolazione e avevano i soldi per farsi rimborsare l'insolazione. Non so come rispondessero questi soldi, magari se ne andavano in montagna a prendere un po' di fresco. La stessa classe politica che vi ha distrutto i trasporti, perché ha mangiato sugli appalti, ha mangiato su tutto quello che si poteva mangiare, anche sui sottobicchieri nei treni ha mangiato, quella stessa classe politica pagava per 1 milione di euro all'anno i viaggi, i rimborsi viaggio agli ex parlamentari. Cioè voi licenziavate 20 anni fa un parlamentare perché non lo votavate più, ma quello continuava a farsi rimborsare i viaggi a vita per 1 milione di euro. Ditemi quale azienda licenzia un dipendente e gli paga ancora una trasferta. L'unica in Italia è la Camera dei Deputati, se azienda si può definire. Tra i tanti, tra le tante voci di bilancio, si spendevano alla Camera 32 milioni di euro all'anno per affittare dei palazzi che erano grandi più o meno come questo, valevano 10 milioni di euro e noi spendevamo dal 98 ad oggi 30 milioni di euro all'anno che finivano nelle casse di un palazzinaro romano che utilizzava questi uffici, questi immobili per metterci dentro gli uffici dei deputati, ma in realtà noi non ne avevamo bisogno, perché avevamo gli uffici nostri, del Demanio e della Camera, dove poter mettere quelle scrivanie e quegli uffici. Perché vi sto raccontando tutto questo? Perché quando sono arrivato là, come quando noi entreremo alla porta d'ingresso della Regione Siciliana come governo della Regione, la reazione che avremo a tutte queste spese inutili, conoscendo i problemi della gente, sarà, ed è stata la mia allora, scusate, possiamo cominciare a tagliare tutta sta roba? Perché la situazione non è delle migliori fuori da questo palazzo. Vi consiglio di cominciare a tagliare un po' di cose. E la risposta è sempre la stessa, come mi fu data allora. Presidente, non si può fare perché la legge non ce lo consente. Io con molta ingenuità dissi, ma scusate, io lo so che la legge non ve lo consente. Ma io sono stato eletto proprio per venirle a cambiare queste leggi, perché io faccio il parlamentare della Repubblica, non faccio l'assessore del comune di Rocco Fritto. Ora qualcuno penserà che questo è populismo, tanto non ce lo fanno fare, non ce l'hanno mai fatto. Io queste battaglie le ho vinte. Voi è un anno che non pagate più la polizza assicurativa dalle insolazioni e le punture d'insetto, 2 anni che non pagate più i rimborsi spesi agli ex parlamentari e sono 3 anni che non pagate più gli affitti d'oro della Camera dei Deputati. Risparmio 31 milioni e 300 mila euro. Ora ovviamente il punto non sono i soldi, perché c'è tanto altro da tagliare. Io vi sto venendo a dire che le cose quando si vuole si fanno in questo paese e noi le abbiamo fatte dall'opposizione, perché non avevamo i numeri per far saltare questa roba. Infatti non avete idea di che cosa abbiamo dovuto fare per far saltare queste schifezze. Le abbiamo dovuti denunciare, abbiamo dovuto minacciare di bloccare i lavori parlamentari. In un caso, quello degli affitti d'oro, scrivemmo 3 righe di legge abbastanza incomprensibili che non erano direttamente ricollegate agli affitti d'oro. Tutti quanti li votarono queste 3 righe di legge senza capire l'effetto che avrebbero avuto e il giorno dopo facemmo saltare gli affetti d'oro. Ma su quella cosa vi voglio raccontare una cosa, perché con gli esempi riusciamo anche a raccontarci come funziona questo paese. Quel prenditore, perché magari imprenditore non bisogna definirlo, quel palazzinaro romano che prendeva questi 32 milioni di euro all'anno, il giorno dopo che capì che tutti i partiti avevano votato quelle 3 righe per fargli perdere i 30 milioni, andò ai giornali, non per prendersela con noi, perché io mi aspettavo una reazione contro di noi. No, noi siamo sempre stati coerenti, abbiamo sempre detto che glieli facevamo saltare. Andò a prendersela con quegli altri che non gli avevano garantito più 30 milioni, dal 98 questi li prendeva. Vai ai giornali e ci racconta una cosa interessantissima.
ci dice: è vero che io ho preso 30 milioni di euro all'anno dei soldi degli italiani, è vero che erano un sacco di soldi ed è vero magari che erano anche immorali, però io ad ogni campagna elettorale dovevo pagare la campagna di tutti i partiti che mi garantivano quei 30 milioni di euro all'anno. E ad ogni campagna elettorale, se non erano i soldi per la campagna, tutto legale, per carità, erano le assunzioni degli amici nella mia ditta. Tant'è vero che io, nonostante prendessi 30 milioni di euro all'anno, non ci stavo dentro. Infatti quell'azienda, io non mi riuscivo a spiegare come potesse essere possibile che stesse sotto sopra. E poi ho capito. Questo esempio qui io lo cito non per il caso in sé, per carità, non vi dico niente di nuovo, queste cose ne avete sentite per anni. Io lo cito perché finché non è entrata in Parlamento una forza politica che non prendeva i soldi nella campagna elettorale da quel signore lì, o non si faceva assumere gli amici degli amici in quell'azienda lì, voi non avete mai saputo nulla di questa roba. E nessuno di quelli là ha mai osato far saltare quella spesa inutile. Perché? Perché tutti erano d'accordo. Il meccanismo è saltato quando siamo entrati noi lì dentro come opposizione e loro hanno rischiato di essere sputtanati tutti quanti mediaticamente. Che cosa vi voglio dire? Che noi negli ultimi 5 anni questa roba l'abbiamo fatta sia all'ARS sia in Parlamento, ma dall'opposizione. Ed è una fatica, perché se la Camera vi costa 1 miliardo, io vi ho fatto risparmiare 31 milioni e 300 mila euro, c'è ancora tanto da tagliare. Come c'è tanto da tagliare a Palermo, come c'è tanto da tagliare negli enti inutili di questa regione. Voi ci dovete mandare al governo, perché il 5 novembre abbiamo un'occasione che è irripetibile in questa regione. Provare per la prima volta nella storia della Sicilia ad utilizzare lo statuto speciale per voi e non contro di voi. E riuscire a risolvere un problema enorme che è quello degli sprechi e dei privilegi che vi stanno sottraendo risorse. E perché io sono sicuro che Giancarlo lo farà come lo faranno i nostri deputati regionali di maggioranza. Sono sicuro perché noi i soldi da quella gente non li prendiamo. Prima vi ho citato la raccolta differenziata. Io non credo che noi cittadini del sud siamo gente inferiore che non è in grado di fare raccolte differenziate come quelli del nord. Il tema è che finché al governo di questa regione avrete chi prende i soldi per la campagna elettorale da chi fa business sulle cariche, la raccolta differenziata non la farete mai, perché anche quando la fate finisce tutto nella carica. E lo sappiamo come funziona il business delle discariche, si fa da me come si fa da voi. E se non sono il business delle discariche, sono il business dei trasporti per portare i rifiuti in discarica. E tutta questa roba alimenta il business di qualcuno, ma a scapito di tanti altri, perché poi è inutile dire che sono 20 anni che si dice la raccolta differenziata porta più lavoro, la separazione dei materiali risolve il problema dell'inquinamento, ma questa è una storia ormai che io non vi devo neanche più dire. E lo stesso vale per l'occupazione. L'occupazione, voi, scusami Gianca, voi avete un'occasione che è quella di poter mandare all'interno della regione delle persone che sanno già dove mettere le mani per andarsi a prendere i soldi, perché noi in questi 5 anni abbiamo studiato i bilanci, abbiamo trovato i 17 milioni di euro di vitalizi, abbiamo trovato il fatto che un deputato regionale vi costa 11.500 euro netti al mese, vi costa questo un deputato regionale, cominciamo a dimezzarvi lo stipendio, prendiamo quei soldi e li mettiamo in progetti per il lavoro, mettiamo in progetti per le donne di questa regione che lavorano e devono gestire anche la famiglia. Mettiamo quei soldi dalla parte giusta. Facciamolo però con persone con le mani libere, perché io ho imparato in tutti questi anni che il problema non sono le soluzioni. I cassetti degli assessorati regionali, come i cassetti dei ministeri a Roma, sono pieni di soluzioni. Avete sentito parlare in tutti questi anni, per esempio, dei commissari alla spending review. Erano quelli che, diciamo in italiano, dovevano tagliare la spesa pubblica improduttiva, inutile. Venivano nominati dal governo, ne abbiamo nominati 4 negli ultimi 5 anni, che dovevano andare lì e fare un report al Presidente del Consiglio e al Ministero dell'Economia per capire come recuperare soldi dalle spese inutili e metterle di nuovo sulla sanità, sull'istruzione, sulle pensioni, sulla cultura e chi ne ha più ne mette. Questi commissari facevano tutti la stessa fine, cioè li mandavano a casa. Perché? Perché presentavano il report e dicevano 3 cose: 12 miliardi di euro di pensioni d'oro, 10 miliardi di euro di enti inutili
e 8.000 società partecipate quando ne servirebbero 200, ma mi accontento anche di 1.000. Dobbiamo tagliare sta roba, caro Ministro dell'Economia, prendiamo i soldi e ricominciamo a investire nell'istruzione, nell'edilizia scolastica e così via. Risultato, usciva la notizia, veniva fuori la notizia, chiamavano il Presidente del Consiglio, tutti i sindaci, i Presidenti di Regione che erano nel suo partito e dicevano: guarda che se non vuoi una rivoluzione, perché noi ci opporremo, tu non tagli proprio niente degli enti, delle società partecipate, perché là dentro c'è gente mia, l'ho nominata io, tu non puoi eliminare i serbatoi di voti con cui io ho preso i voti e te li ho portati pure a te quando sei andato in Parlamento. E quindi licenziavano il commissario alla spending review e chiudevano nel cassetto il piano sulla spending review. Noi abbiamo tirato fuori dal cassetto quei piani e ci abbiamo finanziato per esempio il progetto del reddito di cittadinanza. Le nostre coperture per il reddito di cittadinanza sono le loro, sono quelle dei loro commissari che hanno pagato e che avete pagato in questi anni e che dicevano: prendi 5 miliardi di euro dalla pubblica amministrazione, poi c'è il presidente dell'INPS che ti dice che 4 miliardi di euro li recuperi dalle pensioni d'oro il primo anno, poi ti spiegano che puoi recuperare altri soldi aumentando un po' di tassazione sui grandi colossi autostradali o il gioco d'azzardo, che sono i meno tassati d'Europa, in Italia, e cominciamo a recuperare le risorse per fare politiche pubbliche. Questa roba qua non ha bisogno di soluzioni, ha bisogno di gente con le mani libere, e vale anche per il lavoro. Io sul lavoro vi voglio fare un esempio. Voi avete visto espatriare 97.000 persone nel 2015, ve lo ripeto. È scomparsa una città ogni anno in questa regione, una città anche di dimensioni medio-grandi. Quello che io penso su questo è che noi abbiamo delle grandi opportunità per il lavoro, ma non le stiamo sfruttando, sempre per una mancanza di libertà della classe politica. Un miliardo di euro investito sulle energie rinnovabili crea 17.000 posti di lavoro. Un miliardo di euro investito in carbone e petrolio crea 500 posti di lavoro. In Italia si spendono ancora 13 miliardi di euro per i carbon fossili, piattaforme petrolifere, centrali a carbone. Ogni miliardo che resta lì ci fa perdere 16.500 posti di lavoro di potenziale che possiamo mettere sulle rinnovabili. Serve uno scienziato per fare questo passaggio di 13 miliardi graduale dal carbon fossile alle energie rinnovabili? No, serve uno a cui le compagnie petrolifere non pagano la campagna elettorale, perché se ci pagano la campagna elettorale, quelli 13 miliardi di euro non li trasferirà mai dall'altra parte. Ed è così che abbiamo perso i posti di lavoro. Ora, voi direte: ma questo fa tutto facile. Io credo che non sia semplice, però da cittadino campano a cittadini siciliani vi dico che voi avete una fortuna che io non ho, che è lo statuto speciale. Perché lo statuto speciale, per come è messo in piedi, permette al Presidente di Regione, al Parlamento regionale, di fare una legge per i siciliani che è molto più incisiva di una legge per i siciliani fatta a Roma. Voi avete dei poteri incredibili. Nella mia regione, per gestire i beni culturali, i beni archeologici, devi andare a parlare col Ministero dei Beni e Attività Culturali. Invece voi avete tutto sotto l'assessorato regionale. Come avete l'agricoltura sotto l'assessorato regionale, la potete gestire ad altissimi livelli. Come potete fare delle regole speciali per la pesca, per l'allevamento? Potete fare delle leggi speciali per la sanità? Voi avete dei poteri per cui i veneti e i lombardi stanno facendo un referendum per andare a trattare col governo ai tavoli. Voi quei poteri ce li avete già. Quei poteri ce li avete già in questa regione. Però, come tutti i poteri, ora non voglio citare, però come tutti i poteri, in mano a chi li metti, si esercitano. In questi anni avete messo in mano, e dico avete perché, ma pure da me, diciamo, quei pochi poteri che ha la Regione Campania sono stati messi nelle mani sbagliate, anche voi li avete messi nelle mani sbagliate, e il risultato è stato che si sono fatte leggi speciali. Ci sono fatte leggi importanti, delibere importanti, ma per assicurarsi 17 milioni di euro di vitalizi, che qui lo eredita pure il nipote, per creare le pensioni d'oro, per creare una spesa pubblica incontrollata sui dipendenti regionali, per carità, qui nessuno vuole licenziare nessuno, ma si spendono 6 miliardi in tutto in Italia per i dipendenti regionali, voi da soli ne spendete 2, 6 a livello nazionale, 2 li spendete voi. È come il consorzio autostrade siciliano, quello voi pagate il biglietto, il pedaggio autostradale per pagare gli stipendi a dei super mega manager che si finanziano la loro vita natural durante attraverso il vostro pedaggio autostradale, e per questo poi non ci sono gli investimenti.
Dobbiamo cominciare a invertire questa rotta. Però, signori, chi prende il vitalizio non abolirà mai il vitalizio. Chi ha messo gente negli enti inutili non eliminerà mai gli enti inutili o non li accorperà mai. Chi si è preso le pensioni d'oro non le eliminerà mai le pensioni d'oro, verrà sempre a prendersi i soldi dai disperati per finanziare i suoi privilegi. E allora è questa la storia. Io so che qui sicuramente di tre leggi volete sentir parlare, sicuramente, che sono il Jobs Act, la buona scuola e la legge Fornero. Sono tre temi che tutti quanti vivono come dramma in questi anni. Sono tre leggi assurde. La legge Fornero, che è un problema dei giovani, non di chi deve andare in pensione soltanto, perché ogni volta che si è fatta la legge, che la legge Fornero ha impedito a qualcuno di andare in pensione, c'era un giovane che non poteva entrare nel mondo del lavoro. 1 milione di persone hanno visto negato il loro diritto di andare in pensione con la legge Fornero, 1 milione di giovani sono stati espulsi dal mondo del lavoro quello stesso anno. Il Jobs Act è ancora più perversa come cosa. Voi avete speso 20 miliardi di euro per il Jobs Act, delle vostre tasse, per eliminare il contratto a tempo indeterminato e per eliminare l'articolo 18. Cioè voi avete messo soldi delle vostre tasse, 20 miliardi, che per un provvedimento che doveva creare più lavoro e invece ha solo distrutto i sogni della mia generazione, che non può più neanche permettersi di sognarlo il contratto a tempo indeterminato, perché non esiste più, perché anche con quel contratto adesso ti licenziano dopo 3 anni quando finiscono i contributi del Jobs Act dei 20 miliardi che ci avete messo dentro. Ma se avessimo preso quei 20 miliardi e li avessimo dati alle imprese italiane, quante assunzioni avrebbero fatto e come potevano crescere abbassandogli semplicemente il costo del lavoro? In Spagna un dipendente 1.300 euro netti all'imprenditore costa 300 euro, qui 1.300 euro netti 1.600 euro costa all'imprenditore, quindi 2.000 e oltre, quasi 3.000 euro. Se avessimo fatto solo questa operazione, dandole alle imprese, avremmo abbassato il costo del lavoro, ma seriamente. Invece Jobs Act ha fatto questi incentivi, contratti a tutela crescenti, tutta una serie di cose. E poi la buona scuola, e poi veramente non voglio andare oltre. La buona scuola è l'ennesima riforma, qui non è il tema della buona scuola, è che ogni ministro che è arrivato negli ultimi 10 anni aveva sto cruccio di riformare la scuola. Dobbiamo riformare la scuola, dobbiamo riformare la scuola. Gelmini, prima Moratti e dopo la buona scuola. Io penso una cosa sulla scuola, che quando mando mio figlio a scuola mi aspetto dalla scuola 3 cose, che non faccia cadere il tetto dell'aula sulla testa di mio figlio, che faccia fare lezioni a mio figlio in un'aula con meno di 30 studenti, non un'aula, una classe pollaio, e che il suo insegnante non cambi ogni 6 mesi o ogni anno per assicurare continuità didattica. Per fare queste cose non ci dovete chiedere una legge, voi ci dovete chiedere solo di spostare i soldi dalle spese inutili di questo paese alla scuola. Per fare cosa? Edilizia scolastica e pagare gli insegnanti nella media europea e reclutarli con degli stipendi nella media europea. Oggi che cosa hanno fatto? Nessuna di queste 3 cose. L'unica cosa che hanno prodotto con un algoritmo impazzito è mandare gli insegnanti da Palermo, da Catania, su a Lodi, Brescia, Milano e così via, dove il costo della vita è il doppio, dove lo stipendio è da fame, e quindi alla fine hanno dovuto rinunciare alla carriera e tornare qui perché lì non ci stavano neanche più con le spese. Per un algoritmo. Gli algoritmi sono pericolosissimi, soprattutto quando non li conosci, che è come l'algoritmo della nuova legge elettorale. Noi mercoledì saremo al Senato della Repubblica in piazza, con quanti più cittadini ci vorranno raggiungere per fermare questa legge elettorale. È una legge elettorale che è stata progettata, tu ci sarai, è una legge elettorale che è stata progettata contro di noi. Ora, io non credo che esista una legge elettorale che possa fermare il corso della storia, perché se voi andate a votare non c'è legge elettorale che ci possa fermare. Però è una legge elettorale assurda, per cui il voto al Movimento 5 Stelle vale meno di 1, il voto alle loro ammucchiate vale più di 1, 1,5, 1,4. È una cosa incostituzionale 100%, ve lo assicuro, ma ve lo può assicurare chiunque. Perché la stanno facendo? È perché hanno capito che l'unico modo per batterci è fare queste grandi ammucchiate favorendo la nascita dei piccoli partiti. Tanto è vero che ieri Mastella ha detto che vuole rifondare l'Udeur ed è pronto. E ha ragione, perché scusate, gli fanno una legge in cui anche un partito dell'1% può ricattare il governo centrale, è logico che allora Mastella vuole ritornare in piazza, vuole ritornare sulla piazza. Io dico soltanto una cosa, la dobbiamo fermare.
ma se non dovessero fermarla faranno il loro più grande errore, quello di aver provato a fare una legge contro di noi. E allora alla prossima campagna elettorale spiegheremo agli italiani che si tratta solo di votare o noi o loro. E se voi siciliani il 5 novembre darete un grande segnale contro queste ammucchiate di impresentabili, di gente che sta mettendo insieme Musumeci nelle sue liste per provare a bloccarci, il Rosatellum è nato morto. Siete voi che potete ammazzare il Rosatellum, votando Giancarlo Cancelleri. Io vi faccio quest'ultimo appello, e poi la finisco e sta iniziando a piovere. Vi faccio quest'ultimo appello, l'ultimo. Il 5 novembre o si vota Giancarlo Cancelleri o, votando chiunque altro, porterete di nuovo al governo quelli che vi hanno governato negli ultimi 20 anni, e continuerete a vedere la vostra sanità, i vostri trasporti, la vostra scuola, le vostre strade scivolare verso gli abissi. C'è una speranza, quella di votare Giancarlo. Tutti gli altri produrranno direttamente o indirettamente il disastro che avete già visto. Forza Giancarlo, forza Sicilia, forza Movimento 5 Stelle. Grazie.